Nazionale cambiando sport e passando al volley con tanto amaro in bocca per il sogno sfumato di arrivare in finale e di conseguenza di puntare all'oro, ma le ragazze del volley conquistano comunque il bronzo europeo battendo la Polonia per 3-0. Vediamo. È il riscatto dell'Italia nell'europeo più difficile, lungo e quasi sempre in viaggio, con una squadra rimescolata da infortuni e assenze e giocato a singhiozzo tra vampate di genialità in campo e errori in ripetizione. Certo, non era facile ripetersi dopo il mondiale, invece le azzurre hanno trovato la qualificazione olimpica prima ed ora ad Ankara un podio utile per continuare la crescita verso Tokyo 2020. Il CT Davide Mazzanti però festeggia a metà. Mi stringo in un abbraccio ai ragazzi perché non è facile fare questo mestiere con questo indice sempre puntato. Devo dire che ho visto le ragazze muoversi un po' sulle uova, ma credo che sia del tutto normale. E ci vogliono formare così e noi ci formiamo così e e diventeremo grandi così. Non è stata in Turchia la solita Italia spettacolare, però è tornata a festeggiare dopo la vittoria netta sulla Polonia, soddisfatta ma critica, Paola Egonu. Non ho mai visto una festare così tanto, oddio quanti errori, mandatela a casa, torna nel tuo paese. Quindi per tutte queste persone che ci hanno criticato, che guardassero la loro vita prima. Diciamolo tutta, l'Italia prende il bronzo, arriva da una medaglia d'argento sfiorando un oro e si è qualificata per le Olimpiadi. Cosa si vuole di più? Assolutamente niente. Continuare a vivere questa vita fantastica che abbiamo ognuno di noi. Alla fine vince la Serbia contro la Turchia ed il bronzo per le ragazze terribili. Bello, dopo 10 anni senza podio, sofferto, utile per il futuro delle stelle azzurre. Il tennis ora con un altro passo verso...